Via libera del Consiglio dei Ministri al decreto elezioni, che non solo dispone l'abbinamento di amministrative ed europee nei giorni di sabato 8 e domenica 9 giugno per favorire la partecipazione al voto, ma prevede la rimozione del limite al numero dei mandati per i sindaci dei comuni fino a 5.000 abitanti e la possibilità di un terzo mandato consecutivo per i sindaci dei comuni entro 15.000 abitanti, una soluzione che gli amministratori locali del Vicentino vedono con favore. Favorevole per il terzo mandato ai sindaci sotto i 15.000 abitanti, è però un segnale che dimostra quanto importante sia diventata la figura del sindaco, una carica che riveste tante responsabilità e impegni e quindi può portare anche a tante persone che si rifiutano di partecipare alla vita civica del paese. Dare la possibilità ai cittadini di confermare un sindaco che ha svolto il proprio ruolo, il proprio mandato con professionalità, capacità, competenza e conoscenza del proprio ruolo non può essere altro che a favore di tutta la collettività del territorio. Un grande obiettivo raggiunto dalla Lega che ha sempre dimostrato vicinanza ai territori e ai cittadini. Ricordiamoci che il popolo è sovrano e sceglie attraverso il voto da chi farsi rappresentare. La possibilità per un sindaco di potersi ricandidare e portare avanti le proprie iniziative amministrative non si scontra con una buona democrazia, anzi direi quasi che è un aumento delle possibilità e un aumento della democrazia, perché un cittadino, un primo cittadino, un sindaco può ricandidarsi, viene messo al voto e viene quindi messo alla valutazione dei suoi cittadini che hanno la possibilità di riconfermarlo, di sceglierlo o di cambiarlo a seconda di quello che è stata la bontà dell'attività portata avanti.